Vogliamo raccontare se c'è difficoltà, magari ai tavoli, nel raccogliere le firme oppure le persone si avvicinano liberamente? C'è la coda ai tavoli, lo fai a Bolzano, lo fai alla Mezza Terme o lo fai a Ragusa, c'è la coda ai tavoli senza che nessuno dei capi dei partiti abbia dato indicazioni di fermare, grossi partiti italiani, qualcuno dei partiti più piccoli sì, ma senza che la televisione nazionale abbia organizzato dibattiti di approfondimento, talk show. E c'è la coda ai tavoli perché la gente ha vissuto questo problema, lo conosce, quando vede eutanasia legale capisce di che cosa stiamo parlando, perché ancora una volta la gente è più avanti del ceto politico e dirigente del nostro paese. Un'altra domanda, Marco, per quanto riguarda, diciamo, la laicità dello Stato, le battaglie radicali che insomma sono state fatte negli anni, questa rappresenta comunque una libertà laica che comunque può spingere l'individuo anche a interrogarsi su quello che possono essere anche se magari non ci ha mai pensato all'eutanasia, però magari può avere un parente, quindi magari a interrogarsi su quello che è il fine vita. Sì, ogni libertà implica una responsabilità. Quando decidono gli altri per noi, abbiamo responsabilità, non dobbiamo fare nulla. Però viviamo meno liberi e le cose che facciamo rischiamo di farle automaticamente per abitudine. Quindi alla fine della vita esercitare la propria libertà può essere drammatico, si devono prendere delle scelte drammatiche. Ecco perché è importante informarsi, capire che cosa implica il testamento biologico, l'eutanasia, le cure palliative, ci sono tanti aspetti da approfondire magari con l'aiuto del medico. Ecco, un referendum come quello sull'eutanasia legale può essere proprio l'occasione per confrontarsi, farsi un'opinione anche confrontandosi con chi la pensa diversamente da noi e aumentare la consapevolezza della importanza delle scelte alla fine della vita. Ultima domanda, sempre per Libri TV, visto che l'abbiamo detto prima, come fare per aderire appunto online? Sappiamo che comunque tutto si svolge sui social perché purtroppo i media non riescono a dare risalto, non vogliono dare risalto, quindi come fare per aderire e dove trovare appunto le informazioni? Per firmare si può andare in comune, in tutti i comuni e anche ai tavoli, si trovano i tavoli sul sito. Il sito dove si può anche dare la disponibilità per fare il volontario, la volontaria, referendum.eutanasialegale.it è il sito internet e grazie a migliaia di volontari e volontari in tutta Italia stiamo ottenendo un risultato molto importante perché abbiamo già raccolto oltre la metà delle firme necessarie, ma dobbiamo ancora fare uno sforzo per arrivare entro settembre con le 500.000 firme, quindi chi di voi ha anche 2 ore di tempo da dedicare, il sito internet dove registrarsi è referendum.eutanasialegale.it.